Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, qui di nuovo con Fallout 4. Prosegue il nostro cammino qui nel Vault 88 con il DLC Vault-Tec. Ok, stiamo facendo l'esperimento dedicato... No? Una tuta gialla sarebbe stata così brutta. Questa ci abbiamo, signori, che va cercando. Comunque una cosa a cui stavo pensando era quella di mandare uno di questi tipi... eventualmente a commerciare con gli altri nostri insediamenti, in modo tale da mettere in comune le nostre risorse. Non sarebbe male come idea. Altra cosa però che vorrei fare, dobbiamo aspettare, se non sbaglio, un'oretta dopo la distribuzione, diciamo, di questa bevanda, acqua miracolosa. Lascia che Clem serva bibite per un'ora. Vabbè, noi volendo possiamo anche dormire un'ora e buonanotte, almeno finiamo. Ok. Parla con Clem, vediamo. Gestire lo spillatore di bibite. Qualcuno ha bisogno male. Di aiuto? Ehi là. Sei qui per un controllo? Ho già un cliente. Rieccoti. Questo volta è incredibile. Sono wow. Un po' allucinati, eh. Fantastico, davvero fantastico. Non so neanche quello che dico. Nemmeno io. Ok, parla con il soprintendente. Ha funzionato per il momento la bibita. Ehi là. Salve. Abbiamo trasformato lo spillatore di bibite in qualcosa di nobile. Sì, più o meno. La cosa mi riempie di orgoglio. Passiamo al prossimo prototipo. Aia. Il giuramento di Ippocrate. Un voto solenne a non nuocere. Più o meno è quello il senso. Non voglio addentrarmi nel polveroso dedalo della lingua latina, ma il sentimento della comunità medica contrasta con quello che proviamo a fare qui. I medici non dovrebbero mettere la salute del paziente davanti al resto. Il loro unico obiettivo dovrebbe essere il bene della collettività. Tu capisci? Dipende, diciamo. Secondo me dovremmo mantenere una sorta di equilibrio. È comparso una macchia sulla tua coscienza? Dovresti levarla. Consiglio spassionato. Ecco il forottero della Vault-Tec. Uno strumento da optometrista che, attenzione, può migliorare la vista del paziente. E potenzialmente molto altro. Il prototipo richiede un po' di... No, parecchie... Ok, una quantità spropositata di materiali radioattivi. Ma considerati i risultati, ne vale la pena. Vabbè, io ho preso un bel po' di roba radioattiva, però chiediamo. Dove li recupero, tutti quei materiali radioattivi? La fortuna è tua alleata. Abbiamo stabilito il Vault 88 in questa zona, perché c'è infatti un ricco giacimento di uranio nelle profondità delle caverne. Perciò esplora e prendi quello che ci serve. Ho già preso un bel po' in realtà, ok, vediamo che altro ci dice. Io vorrei avere un altro po' di questa pavimentazione, acqua miracolosa completata. Si stanno dissetando come se non ci fossero domani lì. Come detto, vorrei fare questa pavimentazione un po' ovunque, però speciale. Visione del futuro, costruisce e alimenta il prototipo di forottero. Usa il potere dell'atomo per migliorare la vista dei coloni. Produce anche felicità, tra l'altro. Comunque, io piazzo sempre qui la zona degli esperimenti. Ma che fa? Beve anche lei, Valentine. La alimentiamo. Questo in realtà produceva poca energia per quello che dobbiamo fare. Ne produce 3 di energia, quindi famo che lo smantelliamo un attimino e ce ne mettiamo uno un po' più grande. 5, 10, 100 forse è anche un po' troppo. Facciamo questo da 10, va. Un pezzo dall'altro lato, allora. Un po' più lontano. Alimentiamo direttamente il computer. Dai che... Piazzo qua. Questo lo mettiamo così. Tanto sicuramente lo devo collegare qui, no?
Collego un terminale, seleziono i parametri dell'esperimento. Vediamo i parametri che possiamo selezionare. Esperimento. Allora, messaggi subliminali. Vediamo un po' gli appunti di ricerca e sviluppo. Ha progettato una serie di immagini che, se trasmesse ripetutamente, hanno un effetto statisticamente positivo sulla percezione del Volt, della Voltec, del soprintendente da parte delle cavie. Non abbiamo ancora perfezionato una formula per colliro efficace e priva di traumi oculari a lungo termine, ma ci stiamo lavorando. Nota, il laboratorio aveva a disposizione elettroshock e sistemi di condizionamento fisico. Gli esperimenti sul campo potrebbero avere esiti differenti. Bene. Monitoraggio del Volt. Un risultato di cui la squadra Tricheco, bel nome, vero? È molto fiera. Dottor Brown, un piccolo congegno di RMN progettato per essere inserito nel forottero riesce a elaborare la risposta agli stimoli visivi. In termini semplici, può leggere nel pensiero della cavia e mostrare un'immagine di ciò a cui sta pensando. Questa è l'idea, quantomeno, ma le immagini sono granulose e poco chiare. Partendo dal classico test di Rorschach, presumo. Il computer ha analizzato centinaia di volontari fino a un'elaborazione grafica affidabile al 71%. Siamo solo all'inizio, ma la prospettiva di ottenere stralci involontari dai pensieri della popolazione sarebbe epocale per la gestione del Volt. Qualità della vita migliorata. Vediamo gli appunti. L'esperimento in una sola parola. Ted, la sua squadra ha creato un eccellente strumento per optometristi. Per favore, vi prego, elaborate la mia richiesta di riassegnare la squadra in qualche luogo lontano e freddo. Ok, non lo so. La sfida che propongo è quella di trasformare un semplice esame della vista in qualcosa di utile per le ambizioni della Voltec. Il forottero è un ottimo sistema di distribuzione perché è abbastanza infrequente e misterioso da lasciar tutti ignari. Se qualcosa di strano dovesse accadere, mi aspetto grandi cose da ogni squadra. Non lo so, in realtà. Qualità della vista migliorata, però. Dai, accetta i parametri. Qualità della vista migliorata. Parla con il soprintendente e con Clem. Dov'è il soprintendente? Uno di questi, no? Cazzo è andato, non lo so. Clem dov'è? Ah, eccolo, il soprintendente. Devo andare a controllare Clem e la macchina per gli occhi. Ciao. Ora ci serve solo un volontario per il forottero. Vabbè, Clem è già lì in realtà, quindi presumo facciano tutto da soli. E il power cycle ti fa pompare il cuore. Ma pompare forte! Pare che abbiamo il nostro primo paziente. Bene, prima di cominciare, devo chiederti una cosa. Che ne pensi dei bambini? Sono... ok, credo. Hai intenzione di averne? Non saprei. Perché questa domanda? Semplice curiosità. Procediamo. Ciao, sei qui. Probabilmente per non ne potrà più questo... avere, visto... Cosa? La radioattività di sta cosa. Allora accomodati. Poi metteremo anche delle luci, vabbè. Poi ci attrezziamo, per il momento è molto precaria la zona degli esperimenti, ma... Cosa devo fare? Resta immobile. Quindi mi accomodo. Sì, sì, fa tutto la macchina. Questo affare mi spaventa. Basta. Dice che hai una lieve infiammazione oculare, qualche goccia di collirio e passerà. Grazie. Tutto qui? Ma che fa? Nient'altro? No, ma... signora soprintendente, tutto fatto. Nick si è messo... Guarda che non è un esperimento, non so se conviene fare questa cosa. Potrebbe esplodere. Vabbè. Ehi. Non avevo mai fatto una visita oculistica. Non è stato poi così male. Ma perché fate questi esperimenti? Questi congegni sperimentali possono rendere la vita migliore. Per tutti. Beh, questa poi. E così mi serve il collirio. Bene. Dopo che Clem avrà finito con quell'assurdo power cycle. Ma qui siete tutti matti. Non è come pensi. Credi di cavartela così? Almeno nel Commonwealth chi voleva ammazzarti lo faceva senza girarci troppo intorno. Ma che è successo? Dai Clem, così? Andiamocene. Qui sono tutti stronzi. Ma adesso ho un lavoro. Sono un optome... sì. Aziono la macchina per gli occhi. Non posso andarmene. Vattene finché puoi, Clem.
Ma scusate, ma se n'è andata? Sì. E cazzo, ci ha ridata la tuta. Dove sta? Colono. No, in realtà non se n'è andata. Non lo so. Ehi là. Vorrei tanto non aver mai sentito parlare di questo Volt. Mi scusi, la tuta però ce la devi ridare, eh. Questa è del Volt, proprietà e del così Volt. Così uno dei nostri abitanti se n'è andato. Ma che non cazzo sarà difficile rimpiazzarla. L'importante è che il nostro lavoro proceda senza sosta. Qual è il prossimo incarico? Questo ultimo esperimento è il mio orgoglio. Dopo aver appreso gli insegnamenti del dottor Brown e degli altri, ho sviluppato il mio prototipo personale. La premessa è questa. Siamo tutte creature imperfette, ognuna con i propri vizi. E se il Volt non provasse a correggerli? Se invece li alimentasse, cosa accadrebbe? Di quali vizi stai parlando? Un vizio. L'avidità. Questo è il progetto di una slot machine. Studiata per essere il più allettante possibile. Imposta i parametri sperimentali e vediamo che succede. Così, costruiamo anche slot machine, va bene. Freghiamo quei pochi soldi che hanno i nostri coloni, non lo so. Vabbè, vediamo il prossimo incarico. Visione del futuro completata. Mi faccia costruire la slot, magari la piazziamo qua come... Dea bendata, costruisce e alimenta la slot machine. Vabbè. Siamo sempre speciale, presumo li metta qui, non è vero? Sì, ok, solo che ancora non dava l'anteprima. Tieni il vizio sotto controllo per portare benefici in tutta la comunità. La piazzo sempre qua, questa è la zona sperimentale. No, che cazzo. L'alimento sempre così. Collego un terminale, vediamo che parametri ci possiamo mettere, va. Servitù debitoria. Vabbè, da quello che dice magari li possiamo far indebitare fino al collo, no? Profilazione dell'utente, così presumo che studi chi è che va a giocare alla slot machine. Sì, non ci sono degli appunti. Incassi persi. Non saprei. Appunti, vediamo se qui dice qualcosa. Per sua natura il gioco d'azzardo è affascinante. I casinò del paese hanno speso milioni per migliorare questa componente. Un'attenta analisi di un articolo sul Commonwealth Psychology Today mi ha fornito l'ispirazione per usare il gioco d'azzardo come spinta motivazionale. Il grande punto interrogativo riguarda il modo migliore di usare questo strumento. Opzioni A. Lo strumento potrebbe alterare le probabilità di vincita. Dapprima sarebbero alte per coinvolgere il soggetto, poi si ridurrebbero, ma a quel punto il soggetto sarebbe già disposto a giocare tutti i suoi averi. Questo genererebbe un interessante guadagno per le casse del Volt. Questo è il parametro servitù debitoria. Ah, ok, perfetto, ce lo spiega. B. La macchina sarebbe interamente gestita dal caso e sarebbe capace di identificare comportamenti e permettere al soprintendente di individuare gli elementi più viziosi, profilazione dell'utente. C. A patto che ci sia un controllo serrato, la probabilità potrebbe essere modificata per massimizzare le vincite, quindi i giocatori vincerebbero molto spesso. Questo risulterebbe certamente popolare e costoso, pertanto il parametro incassi persi dovrebbe essere impiegato solo per le prove di base. Forse profilazione dell'utente, dai, mettiamo quella a base. Vai. Lascia che Clem scommetta per un'ora. Vabbè, la nostra cavia è lì. Aspetto un'ora, mi vado ad appisolare. Non è vero, sta dormendo qua. Vada Clem, vada, scommetta tutto quello che ha, mi raccomando. Io dormo per un'ora. Riferiamo al soprintendente. Sì. Scusi. Dovrei controllare la slot machine. Non vedo l'ora. Vada. Secondo te quante persone... Questa roba è rotta. Fa dei rumori strani. E questo secondo me è una cabina. Fortuna girerà, come... lo sento. Ah.
Valentine mi sa che gli piace la cicletta là, eh. Ogni tanto ci sa pizza sopra. Vabbè. Almeno ci dà energia. Parliamone con Glenn. Oh, salve. È normale che la slot machine lampeggi? Giurerei che ogni tanto emette uno strano suono e lampeggia. È la tua immaginazione. Una slot machine non scatta foto alla gente. Ah, bene. E vabbè, quindi? Ah, che ne pensi? Dopo tutti questi esperimenti, qual è la tua opinione in merito? Finalmente ci siamo. Secoli di pianificazione e perfezionamento. I risultati sono stati altalenanti. Ma nella scienza non sempre l'esito è quello previsto. La signora soprintendente è un tipo sveglio. Tutto quello che dice sembra essere... giusto. Certo, Clem. Concediti pure un'altra pausa dissetante. Il lavoro della mia vita è concluso. Posso passare i progetti agli altri Volt e migliorare così le loro vite. Tutti i Volt che conosco hanno fallito. Sono vuoti o peggio. Il mondo è bello perché è vario. E non dovresti mai sottovalutare la Voltec. Il testimone passa a te. Accompagna il Volt 88 verso la gloria suprema. Ora il soprintendente sei tu. Attenzione, leggenda del Volt 88 riduce del 15% i danni inflitti dai ghoul. Siamo noi il soprintendente. Bene, bene. Ok. Quindi adesso possiamo spippolare il nostro Volt. Chiamiamo altra gente. Facciamo cose. Completato Dea Bendata. Quindi questo sarà il nostro terminale che possiamo usare. Sì. Aspetta, vediamo se esce qualche altra missione. Non lo so. Controlliamo. Direttive primarie. Il Volt 88 è progettato per testare vari prototipi di congegni con l'intento di produrli in serie negli altri Volt. Quando il Volt 88 sarà pienamente operativo, prevediamo di produrre nuovi congegni ogni trimestre fiscale. I prototipi iniziali sono indubbiamente grezzi, perciò cerchi di sfruttarli al meglio. Contrariamente agli altri Volt, invieremo dei soggetti sperimentali prima di qualsiasi scenario disastroso. Secondo le migliori stime, dovrebbe ricevere un primo gruppo verso gli inizi del 2078. Sfrutti questo gruppo il più a lungo possibile, ma siamo pronti a sostituire il personale in caso di complicazioni. È richiesta una rapida iterazione. Se il Volt dovesse essere sigillato, l'urgenza del programma calerà. In tal caso dovrà mantenere i soggetti sperimentali docili e obbedienti. Confidiamo nella sua abilità, dottoressa Barston. Vabbè, questo era prima della guerra. Analisi del power signal. Questo vabbè, l'abbiamo fatto noi. Output energetico aumentato del 50%. Battito cardiaco massimo 183 battiti per minuto. Nessun danno permanente al soggetto sperimentale. Valutazione successo totale. Ottimo. Allora, analisi dello spillatore di bibite. I dati biometrici dei soggetti sperimentali indicano il raggiungimento di uno stato di euforia per un breve periodo dopo l'introduzione del meccanismo spillatore. Monitoreremo i soggetti per verificare gli effetti a lungo termine. Non è chiaro se comporti benefici sostanziali. Valutazione successo parziale. Forottero, questo congegno mostrava un ottimo potenziale, invece ha svolto solo la sua naturale funzione. Sarebbe in modo migliore rispetto ai normali, sebbene in modo migliore rispetto ai normali forotteri. Valutazione fallimento. La slot machine, il test ha replicato il comportamento di un soggetto affetto da dipendenza dal gioco d'azzardo. La macchina ha correttamente identificato e registrato tale comportamento. Tuttavia, poiché la fotografia era troppo evidente, il soggetto sperimentale l'ha notata. Rimuovendo il flash non dovrebbero esserci problemi. Bisogna solo assicurarsi che la macchina venga posizionata in un punto ben illuminato. Valutazione successo. Ok, quindi... potenziamento intelligenza aggiunto. Cosa aggiunto. Quindi adesso possiamo costruire il nostro Volt. Ma tra l'altro queste cose, generatori, cioè non so dove. Tipo tra i generatori ci ho messo anche la cicletta. No. Dov'è che sono queste cose? Strutture, vabbè, possiamo vedere direttamente quelle del Volt qui. Secondo me è piccolina come casa sta cosa, eh. Corridoio, corridoio, passaggio, corridoio, corridoio con finestra, tre vie. Qua ci sarà un bel po' da spippolare, eh.
corridoio e vano porta. Scale. Volevo vedere se c'era qualcosa di più. Sì. Utilità, vediamo. Vabbè, sempre corridoio. Cambia, credo, solo la colorazione a questo punto. Sì. Sale grandi. Quattro vie. Vediamo le stanze. Stanze comune. Muro. Caffetteria. Cambiano un po' la pavimentazione. Clinica. Nursery. Sì, cambia secondo me solo quello. Soprintendente è un po' più elegante la stanza. Alloggi e sicurezza. L'atrio. E qua dobbiamo vedere un po' come piazzarli sti cosi. Che ci sono anche dei pavimenti, no? Semplici pavimenti, senza finestra del soprintendente. Ah, eccolo qua il pavimento. Però è un diverso in realtà rispetto a questo qui. Questa è una colonna. Muri. Altra colonna. Fottio di roba, eh? Porte. Parapetti e scale. Vediamo anche i sostegni. Ok, va bene, io però comunque vorrei capire un attimino queste cose qui. Energia, dov'è che ce le potrebbe aver piazzato? Tutte queste cose per gli esperimenti. Connettore interruttore, vabbè, questi saranno. Questi sono anche del volt, sì. Elettrici. C'è una marea di roba che possiamo fare. Luci. Se sono dell'altro DLC. Si sembravano più del Volt in realtà. È stata aggiunta un bel po' di roba. Ah no, sono queste quelle del Volt. Bene. Energia, vari. Questo usa le tecniche di gestione Voltec per tenere il tuo insediamento sotto controllo. Sì, direi che c'è un bel po' di roba. I neon. Produzione, questo è dell'altro DLC. Insegne luminose. Queste possiamo usare nel Volt in realtà, eh. Allora, come detto, alla fine. Questi anche. Allora, gli espositori. Armature. Questi anche erano dell'altro DLC. Le dobbiamo fare ste cose. Pavimento, decorazioni. Decorazioni Volt. Vabbè, i poster anche. Faremo una zona dedicata ai poster. Questa è la figaggine. Cartelli tipo. Aspetta, questi non li leggiamo. Ok. Decorazioni Volt varie. Tipo. Ah, console. Casse. No, vabbè, queste già le abbiamo tolte. Quindi non ci interessano. Alberi di Natale addirittura.
cioè anche le statue, queste le metteremo all'ingresso. Assolutamente sì. Allora, momento ragazzi, perché qua dobbiamo iniziare ad elaborare la situazione. Prima di tutto dobbiamo... ma per dire, cioè l'energia che... Energia 160, perché c'è qualche reattore qui da qualche parte, non so dove sia, ma va bene. Questa è l'uscita del Volt. Ok. Rientriamo e mettiamo in questa, forse non in questa zona, magari è meglio fuori, quello per richiamare altri soggettoni. Lo possiamo mettere da qualche parte qui, così pian piano iniziamo a richiamare persone. Energia avare quando è in funzione attira nuovi coloni verso il tuo insediamento. Però vedete tutte quelle luci, qui c'è l'energia, non so da dove arriva, onestamente. Mi manca del cristallo. Che rottura di palle. Allora, aspetta. No, prima devo prendere. Momento, dobbiamo mandare il tipo in ricognizione. Per farlo, gli devo dare almeno un'arma, perché sennò. No, le armi non le ho messe qua. Messe qui dentro. Allora, ti posso dare fucile radio, la carabina. Dai, gli do una Trasporti carabina. Ma qualcosa io? come trasporto troppo peso? Forse un po' di materiali mi ero. Senta lei. Immagino tu sia il nostro soprintendente. Esatto. Voglio solo scambiare alcune cose. Ok. Patene, munizioni. Ah no, ce l'ha già la sua arma. Può andare benissimo così. Volevo scambiare un paio di cose con te. Certo. Prendo di ispezione, ordina. Allora, lei mi deve fare la linea di rifornimenti verso Sanctuary. Perfetto. Ok, e quello È va bello dove deve andare. rivederti. Dopodiché, adesso questa la possiamo costruire perché prendiamo il cristallo dal coso di Sanctuary Hills, la mettiamo qua. Dai. Abbiamo finito con gli esperimenti? No. Dai, che cazzo. Aprimi l'officina, maledizione. Perché non arriva? Ok. Si intrecciava con l'altro cavo. Ok. È attivo, no? Ok. Adesso dovrebbe arrivare altro personale, altre persone. Vedremo, vedremo. Volendo le mettiamo qui le cose dell'acqua. Qui sicuramente. Tanto basta che è in zona. Richiede energia, poi un generatore lo mettiamo lì dietro. E un'altra cosa però, non so dov'è quello principale, perché io alla fine, cioè volendo qua possiamo anche piazzarci uno di quei generatori immensi e buonanotte. Ora facciamo una cosa un po' approssimativa, poi ci regoliamo meglio. Cibo, qua dobbiamo fare delle stanze, ma io posso fare tipo strutture, vediamo. Vault, sale grandi. Grandi però relativamente grande, non è neanche tutta sta.
grandezza sta cosa. Che possiamo fare una zona dedicata alle colture. Questo potremmo... c'è una cosa. Salvata. Diamo una salvata prima di fare qualche cagata. Facciamo direttamente così. Costruiamo noi. Proviamo, c'è una cosa del genere. Lì lasciamo dello spazio, che eventualmente possiamo mettercene un'altra così. Poi vediamo. Però qua possiamo ricollegarla in questo modo. Dov'è quello con più spazi? Ok, facciamo... sembrano collegasse, però magari... non partiamo con queste cose che si inceppano, eh. Ok. Ok. Ah, questo è il generatore di quelli cazzuti. Sì, perché... lascia stare. Devi saltare. Perfetto. Così, là comunque possiamo accederci. Qua pian piano iniziamo a costruire altre cose. Ma noi possiamo fare, sì, anche un secondo piano. Penso proprio di sì. Potremmo anche sfruttare la cosa per fare magari un ascensore in questa zona. Perché gli ascensori, credo, sono stati aggiunti. Eccoli qua. Guarda là che spettacolo. Un ascensore lo possiamo mettere, se riuscissi a capire qual è il dritto e qual è il rovescio. Qua, sì, in aria sta. Sì, sta in aria, vabbè. Dobbiamo fare un po' di tentativi. Per quanto riguarda la corrente elettrica, cioè possiamo, ma non è che sia una scelta ottima. Facciamo così. Lo so, al momento è molto abusiva come cosa, però per il momento ci possiamo anche accontentare. Dai, eh. Quindi in teoria adesso dovrebbe funzionare l'ascensore. Perfetto. Qui naturalmente possiamo costruire altre cose, altri piani. Io onestamente preferisco fare una cosa del genere un po' più ampia rispetto a quelle altre... troppo strette, che non si capisce una sega. Vabbè che anche qui è un po' una caciara, eh. Non è che sia molto positiva come cosa. Dobbiamo illuminare un po' la zona. Poi ci piazziamo queste che non si accendono qui, se non sbaglio. No, invece sì. Vabbè, al momento possiamo fare anche una cosa provvisoria, tanto per dare un po' di luce nel vault, e poi ci organizziamo per... qua non ci arriva perché giustamente... però queste cose pensavo avessero un po' più di margine. Possiamo fare un piano alla volta e poi pian piano ci allarghiamo.
Dobbiamo studiare bene la situazione. La ceramica ci manca. Ci manca della ceramica. Quindi dobbiamo andarla a raccattare un po' da qualche parte. Comunque, ragazzi, a questo punto io direi, visto che qui adesso si tratta di costruire, al momento ho piazzato un po' di cose qui, poi vabbè, questi vanno tutti spostati. L'idea era quella di fare un primo piano, un salone del genere, e poi magari, calcolando che l'ascensore ci porta al primo, secondo, terzo, quarto piano, quindi probabilmente possiamo provare ad arrivare fin lassù. Quattro Salve. Piani sono un bel po', soprattutto se la zona è come questa. Quindi al momento l'energia ce l'abbiamo, l'acqua, anche il cibo, come detto, lo possiamo fare, perché avevo visto che c'erano c'è la possibilità di mettere del terreno. Ora non mi ricordo dov'era. Acqua, cibo, volt, varie. Aspetta, risorse, volt. Ah no, qui ce l'ha messo il coso delle risorse. Bene. Eccolo qui, Zolla giardino, tra legno e fertilizzante, in modo tale che facciamo, diciamo, una nostra serra qui dentro. C'è l'agugna, c'è una sedia da barbiere, produce felicità, sedia per chirurgia. Ecco, tipo questa che produce felicità può essere utile da piazzare nell'altra zona. La fattoria Bernardi, dove volevo arrivare al 100% di felicità, ormai non so a che punto siano, ma va bene. Comunque, come detto, noi magari ci vediamo con un prossimo appuntamento per fare un po' di costruzione qui nel Volto 88. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, se potete condividete questi video. E niente, seguitemi sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo alla prossima, allora un saluto a tutti da quel tale Ale.